Sempre il 112, questo è il messaggio delle forze dell'ordine per quanto riguarda i tentativi di truffa, 3 a Genova solo negli ultimi giorni. Armeggiano con tubature o con quadri elettrici e parlano di un presunto guasto elettrico, di un presunto guasto alle reti idriche che potrebbe causare l'emissione di gas tossici. Dopo aver fatto parlare la persona presa di mira, spesso ultraottantenne, il truffatore chiede di mettere i gioielli al sicuro in frigorifero, da dove li fa sparire. Sono persone purtroppo molto ben organizzate, condivise tesserino fasulli, in alcuni casi anche walkie-talkie. La signora anziana ha aperto l'acqua e effettivamente l'acqua usciva di colore scuro, ha sentito un forte odore, quindi probabilmente il truffatore ha messo qualcosa. Per difendersi da questi attacchi è necessario fare caso agli avvisi del portone. Se non si sono ricevute comunicazioni ufficiali, chiamare sempre il 112 per una verifica. Il numero di emergenza è avvisato di eventuali guasti e una semplice telefonata può mettere in fuga i potenziali truffatori. Anche in caso di raggiro, denunciare sempre l'accaduto. Spesso poi, dopo aver capito che sono stati raggirati, chiamano i figli e a noi riceviamo le chiamate dai figli, non dagli anziani signori. Quindi di non aver timore, perché noi sul momento possiamo agire, possiamo trovarli lì sul momento. Difficilmente scappano via. Un'altra truffa ricorrente, avvenuta anche questa ieri, è telefonare spacciandosi per parente, raccontando di un grave incidente e chiedendo soldi. Chi tenta questa carta conosce spesso molti dettagli e fa leva sull'emotività. Anche in questo caso è importante non consegnare contanti né gioielli e chiamare subito il 112.